di persone legate da vincoli affettivi coabitanti. A parte la sintassi che non si capisce se coabitanti sono i vincoli affettivi o le persone, ma l'insieme di persone, come ci ha fatto notare giustamente la vice sindaco, possono anche essere delle suore in un convento, insomma, la vice sindaco dice sì, beh, insomma, loro, anche loro sono lì, tutti insieme, mangiano insieme, quindi sono famiglia. O anche un gruppo di amiche o di amici, non so, è stato detto anche, insomma, se il nonno e la badante vogliono fare un'unione civile, poi insomma, se il nonno muore, la badante diventa una strada. Questo livello siamo, no? Cioè, perché per riconoscere, la mia domanda è questa, perché per riconoscere i diritti delle persone omosessuali bisogna sempre far fatica, bisogna sempre dare qualcosa anche agli altri, no? Cioè, i dico erano non solo per le coppie omosessuali, ma anche per le coppie eterosessuali. Perché io devo dare un diritto alle coppie eterosessuali che già lo hanno, perché possono sposarsi, per averne uno io? E sulla famiglia, io non voglio spendere tanto e chiudo, perché c'è Strazio che no, ma io infatti ho voluto parlare alla fine proprio per questo, perché così non subivo la pressione. No, adesso concludo. La famiglia, c'è stato il Family Day. Il Family Day mi ha letteralmente terrorizzato, perché io studiavo in un'università in cui la gente veniva a fare delle interviste così e chiedeva: tu da dove vieni? Dall'Italia, voi avete il same sex marriage? Io cercavo prima di tutto di capire cosa volesse dire, perché effettivamente dal mio background giuridico dicevo: ma same sex marriage in Italia, ho fatto il liceo del Salesiano, insomma un retaggio, come dice la ministra Fornero, vengo da una situazione molto tradizionalista. E la famiglia, insomma, la nostra Costituzione stabilisce esattamente il contrario di quello che Giovanardi e Company vogliono farle dire, perché la Costituzione dice che la Repubblica riconosce la famiglia, quindi la famiglia già c'è, e questo l'ha ribadito anche la Corte Costituzionale nella 138. Quindi non devono essere i politici a dire a noi che cosa è famiglia. E per concludere, la filosofa Hannah Arendt diceva che la società ha inventato la discriminazione come una bomba capace di uccidere senza spargimento di sangue. Noi con questo libro abbiamo voluto disinnescare, per quanto in nostro potere, questa bomba, ma non perché per tutelare noi o per tutelare le persone omosessuali, ma per far capire che una società non può vivere, non può evolvere se non cessano le discriminazioni di qualsiasi tipo. Grazie.